Dopo tre capitoli principali e altrettanti spin-off, è tempo di rivelazioni per gli appassionati della saga di Assassin's Creed. Ubisoft è pronta a stupire con un nuovo episodio chiamato appunto Revelations, un episodio che promette di rispondere a tante domande e che proporrà diverse novità sul fronte del gameplay. Mentre si avvicina la data di lancio del gioco, noi abbiamo intervistato lo sceneggiatore Darby McDavid, che ci ha raccontato nel dettaglio gli ingredienti che faranno di questo capitolo il miglior Assassin's Creed di sempre. Assassin's Creed Revelations è ambientato 4 anni dopo gli eventi di Brotherhood. Ezio ha avuto il tempo di riflettere e di riposarsi, ma ad un certo punto viene a sapere che Altair, il protagonista del primo Assassin's Creed, prima di morire ha costruito una biblioteca nei sotterranei della roccaforte di Masyaf, luogo in cui si svolgeva il gioco. Così Ezio, con Roma ormai libera dai Borgia, decide di partire verso Masyaf e riaprire la biblioteca dopo quasi 300 anni, sperando di trovare al suo interno le risposte sul frutto dell'Eden e sulla prima civiltà. Giunto alla roccaforte, dopo molti mesi di viaggio, scopre che i Templari stanno già cercando di accedere alla biblioteca, così quella che era iniziata come una vacanza si trasforma in un'avventura. Presto sia Ezio che i Templari vengono a sapere che le 5 chiavi di accesso si trovano a Costantinopoli, la Istanbul di oggi, e una delle chiavi è già in possesso di un Templare. Si profila quindi una doppia missione per lui, scoprire dove si trovano le chiavi e trovare il Templare. Gran parte del gioco ruota attorno ad Ezio, ma trovando ciascuna delle chiavi verrà sbloccato un ricordo di Altair. Allo stesso tempo sarà possibile ripercorrere le memorie di Desmond, che si trova ancora in coma. Il gameplay con Desmond è molto particolare e ci permetterà di scoprire perché scappò dai genitori a 16 anni per diventare barista in una grande città e vivere nell'anonimato. Tanti dettagli su Desmond quindi, ma questo resta comunque un gioco su Ezio. Per quanto riguarda la ricostruzione di Costantinopoli, abbiamo seguito la prassi dei titoli precedenti. Uno dei nostri team si è recato in loco dopo una ricerca accurata sugli edifici esistenti ai tempi in cui si svolgeva la storia. Istanbul è famosa per ospitare a pochi passi la Basilica di Santa Sofia e la Moschea Blu, ma ai tempi questa non esisteva e al suo posto si trovava un ippodromo che ora è in rovina. Santa Sofia invece svetta ancora in tutta la sua bellezza. Ci siamo allora recati al suo interno per registrare la eco dei suoni e riproporla nel gioco. È stato un po' come prendere un pezzo di Istanbul e portarlo all'interno di Assassin's Creed. Tutto questo ci ha permesso di avere una grafica ed un suono di altissimo livello. Per quanto riguarda Desmond, il finale resterà aperto perché la sua storia continuerà. Lui è la nostra ancora, la chiave per accedere ai ricordi dei suoi antenati. I fan troveranno invece una risposta alle vite di Altair ed Ezio, mentre scopriremo qualcosa in più sulla prima civiltà, coloro che vennero prima degli umani. Avremo anche delle delucidazioni sul perché la timeline di Assassin's Creed e la nostra siano così diverse e su come la prima civiltà abbia condotto poi alla razza umana. Insomma, ci saranno risposte per tutti e un finale spettacolare e coinvolgente. Personalmente, essendo nato a Seattle e cresciuto tra Irlanda e Canada, non sapevo granché dell'impero ottomano e della storia turca o dell'Islam. La sfida per me è stato riportare tutto fedelmente. L'attenzione maggiore è andata comunque ai personaggi, ognuno con le proprie motivazioni e debolezze. Ogni missione doveva avere un perché, non si uccide un nemico solo perché è cattivo. Ci sono delle implicazioni più profonde. L'obiettivo del nostro direttore artistico era rendere qualsiasi meccanica di gioco funzionale alla narrazione. Se ricordate, in Brotherhood, coi metagame, potevate accedere ad un menu dal quale mandare poi i vostri assassini in cerca di bersagli in diverse città, in cambio di punti esperienza e level up tali da renderli più forti. Oggi vogliamo unire quel gameplay alle missioni, per portare quegli assassini con voi in missione a Costantinopoli e conquistare intere parti della città. Per difenderle dovrete addestrare un maestro assassino fino al livello 15, che renderà il vostro covo inattaccabile. Farà sua comparsa anche la lama uncinata, utile per scalare gli edifici più velocemente, ma anche per liberarsi da un accerchiamento e per raggiungere una posizione d'attacco più favorevole. A grande richiesta dai fan, abbiamo reso il combattimento un po' più difficile, inserendo nemici più ostici, in grado di riflettere i vostri attacchi o contrattacchi, per cui dovrete pianificare meglio le vostre mosse. La nostra serie ha un audience notevole, alcuni pensano che il gioco
gioco sia troppo facile, altri che sia troppo difficile. Così abbiamo pensato all'utilizzo delle bombe in due modi differenti, per rendere il combattimento più esplosivo e per rendere lo stealth più divertente, con bombe fumogene per distrarre o nascondersi dalle guardie e altre bombe più strane che coinvolgono la folla e la fanno reagire in modi particolari. Le torri dei Borgia di Brotherhood hanno calamitato l'attenzione della community. È piaciuta molto l'idea di andare alla ricerca del bersaglio e ucciderlo in totale segretezza, ma in Brotherhood si poteva fare una sola volta. In Revelations avrete 7 covi di assassini, dovrete scovarne il capitano ed eliminarlo, ma poi vi toccherà difendere il covo e se lo perderete tornerà nelle mani dei templari e dovrete rifare tutto da capo. In termini di grafica abbiamo migliorato gli shader su vestiti, sul legno, sulle rocce, abbiamo aumentato la risoluzione dei volti che sono stati scannerizzati sui volti dei nostri impiegati e degli attori, come il modello che interpreta Desmond e che vive a Montreal. Infine posso dire che, insieme a Venezia, Costantinopoli è la città migliore che abbiamo mai realizzato. Forse la versione PC di Assassin's Creed Revelations avrà una resa grafica leggermente superiore alle altre, ma ogni piattaforma ha le sue potenzialità. La demo per PlayStation 3 era superba, così come lo saranno le altre. Uno dei punti vincenti di PS3 è il suo lettore Blu-ray. Con tutto quello spazio su disco possiamo includere sul supporto anche il primo Assassin's Creed, così gli utenti Sony avranno, oltre a Revelations, anche la possibilità di giocare la storia di Altair, un bel vantaggio per gli utenti PlayStation. That's a pretty big win for PlayStation 3 users, I think.